grazie sindaco De Magistris, grazie prefetto per l'accoglienza, signor presidente della regione, cari sindaci tutti, intanto sono mortificato per il ritardo, cerchiamo di recuperare rapidissimi, anche perché non credo di aver da aggiungere se non quelle di gratitudine verso tutte le strutture tecniche che hanno reso possibile la firma del patto, a cominciare naturalmente dal professor Professor De Vincenti, che qui ha iniziato, ricorderete che proprio in questa sede che firmammo il primo patto qualche mese fa con il presidente De Luca, e siamo molto felici di poter oggi firmare il patto con tutti voi, amici della città metropolitana. De Vincenti e De Magistris hanno già detto, il sottosegretario, per cui io non aggiungo altro se non rimarcare tre o quattro considerazioni già fatte. Il metodo di lavoro per noi è le amministrazioni decidono e noi ci impegniamo a finanziare in un rapporto reciproco. Ci controllano il governo controlla i sindaci, ma soprattutto i cittadini controllano tutti noi. Questo è un passaggio di metodo fondamentale, nel senso che qui c'è scritto in che tempi, con quali regole, e ciascuno di noi è chiamato a vicendevolmente controllare il buon operato. È evidente che nelle scelte che sono state fatte, che non sono, come ovvio che sia, giustamente c'è un progetto in campo, inaugurarlo poi è venuto Del Rio perché ci fu un piccolo problema tecnico in quel caso, ma quelle stazioni della metropolitana possono fare di Napoli la metropolitana oggettivamente più bella del mondo. È anche un elemento da vendersi a livello comunicativo, a livello internazionale, non sottovalutiamolo. E quindi il fatto che ci siano necessari a completare è un elemento, completare questo passaggio è un elemento di grande rilievo, di grande valore. Il fatto che ci siano le scelte già fatte in passato, ma da valorizzare e finalmente da realizzare oggi su Scampia in primis, sono secondo noi un punto della buona amministrazione a livello locale, a livello nazionale, a livello internazionale. Se riusciamo a mostrarci su questo capaci di fare un lavoro serio e rigoroso, sarà un bene per gli abitanti di Scampia, ma sarà un bene per tutti quelli che hanno solitamente stereotipi e pregiudizi nei confronti del Mezzogiorno. E allora, sotto questo profilo, bene l'intervento specifico che oggi viene immaginato per 308 milioni di euro. Dire ai signori sindaci, vi prego, progettate sull'edilizia scolastica. Chi è stato sindaco o chi lo è, sa, ho detto di progettare, perché lei ha fatto con labiale con quali soldi, quindi il collega con il labiale ha detto con quali soldi. Parliamoci in modo molto franco, noi abbiamo avuto anni in cui abbiamo smesso tutti di progettare, non di costruire, proprio di progettare, perché la filosofia dell'austerity ha portato a ridurre gli spazi, e tra chiudere un asilo o non sistemare un marciapiede, tutti noi abbiamo dato priorità agli asili, dico gli asili, i servizi. Però questo meccanismo non può andare avanti. Ma per far partire le gare, per come funziona l'Italia, la conoscete meglio di me, se noi non facciamo le progettazioni, non ci sarà mai la fase 2 della gara e poi delle opere. Allora, sull'edilizia scolastica, ritagliate le risorse per la progettazione, abbastanza minime rispetto all'opera, e noi diciamo che tutto ciò che serve per l'edilizia scolastica sta fuori dal patto di stabilità. È un dato di fatto, è un norma, non è più un impegno politico, è un dato di fatto, perché l'edilizia scolastica in una terra piagata dal terremoto tre volte negli ultimi, e peraltro in questa regione ne sapete qualcosa qualche anno fa, qualche decennio fa, questi argomenti sono fondamentali, vanno mandati avanti. In più aggiungo, noi abbiamo finanziato i progetti, lo dico anche a tutte e a tutti voi, di continuare a fare progetti sulle periferie e soprattutto sugli impianti sportivi, perché è vero che i primi 183 sono stati finanziati dal CONI sulla base dell'accordo governo CONI, ma noi quella graduatoria vogliamo
rimpinguarla e tenerla aperta, per cui anche chi non è stato dentro, chi non è stato scelto dei vari soggetti interessati a impianti sportivi, potrà vedersi riconosciuto il proprio impegno. Dunque, in sintesi estrema, bene la depurazione, bene Napoli Est, bene gli interventi di sulla metropolitana, bene le scelte che ha fatto l'amministrazione. Noi siamo dell'idea che, per chiudere rapidamente e velocemente, il metodo di lavoro migliore sia quello del controllo reciproco e del controllo da parte dei cittadini. Alla fine, questa discussione sul Sud è stata utile. Male, secondo me, un anno fa. È partita male perché è partita l'ennesima discussione sul Mezzogiorno fatta senza concretezza. Noi abbiamo scelto di tentare di portarla a terra, anche di litigare dove è stato necessario. Però alcuni impegni concreti escono da questa fase di poco più di un anno con nome e cognome di chi deve fare le cose e tempistica. Poi ciascuno si tiene le sue idee, come è noto con il sindaco di questa città, ne abbiamo molte di diverse dal punto di vista, ma dal punto di vista di Napoli è più grande visione possibile. Bene il presidente della regione, visto i 3 miliardi di euro sulla programmazione 2014-2020 che sono necessari a quest'area, come è doveroso che sia, perché di fatto Napoli è la capitale del Mezzogiorno. Giorno. E sotto questo profilo noi abbiamo bisogno che da Napoli, per far ripartire tutto il Mezzogiorno, non soltanto la città, abbiamo degli impegni concreti su cui i cittadini potranno giudicare, ma abbiamo soprattutto finalmente un approccio che è quello sul quale chiudo, che per me è fondamentale. Da ex sindaco a sindaci, di darci una mano. Costruiremo l'Italia di domani continuando soltanto a fare l'elenco delle cose che non vanno. Ci sono, ce ne sono tante, continuano ad esserci. Max, lo sapete bene voi, in particolar modo i sindaci dei comuni più piccoli, là poi Napoli ha una conformazione della sua città metropolitana particolarissima, per cui comunque, essendo un unicum urbanistico, stiamo parlando di comuni che hanno 70-80 mila abitanti, quando ci sono capoluoghi di provincia che ne hanno 30 mila o 40 mila, dunque è evidente che la conformazione è diversa. Ma anche i comuni più piccoli devono, il loro apporto è decisivo per il futuro di questo paese. Non si va avanti lamentandosi soltanto, si va avanti provando concretamente a cambiare le cose. Allora, signor sindaco, grazie per la disponibilità dei suoi collaboratori e sua per chiudere l'accordo. Grazie, signor presidente, per il lavoro continuo e costante, e ne abbiamo ancora tanti di partite in ballo. Ne approfitto per dire che la legge di bilancio, c'è la conferma dello sgravio del Jobs Act al 100%, attraverso peraltro l'utilizzo dei fondi PON. Quindi sostanzialmente quelli che dicono che il lavoro è cresciuto soltanto grazie alla parte incentivi del Jobs Act, che io non condivido ma che rispetto, e che ha portato a più 580.000 posti di lavoro dal febbraio 2014, devono sapere che nel Mezzogiorno lo sgravio rimane al 100%. Fatto importante da dire anche a chi ci segue da casa, dagli imprenditori: chi investe, o meglio, chi assume nel Mezzogiorno, ha la possibilità di avere lo stesso sgravio contributivo che aveva nel 2015 con il Jobs Act. Mi sembra una cosa particolarmente importante, tuttavia c'è ancora molto molto da fare, e sarà bello e importante farlo per onorare quella fascia tricolore che ciascuno di noi porta, chi la tiene fisicamente perché è il momento di tenerla da sindaco, e chi, avendola indossata qualche presente, tatuata sul cuore, tatuata sull'anima. Grazie anche a lei, signor prefetto, grazie sottosegretario De Vincenti, è finito il lavoro e è anche finito il suo, so che... No, il fatto che tu abbia finito i soldi è un elemento che, come da tradizione, ruberò la penna alla signora prefetto per testimoniare l'importanza di questo giorno. Grazie, buon lavoro, viva Napoli, viva l'Italia!